Eccolo Stivalo Mai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi vimpanti, arzire nel canale, un altro video insieme. Oggi assolutamente dobbiamo andare a parlare, ovviamente un po' del post partita di Friburgo-Juve, allettante che ci ha consegnato i quarti finale e adesso con l'eliminazione dell'Arsenal, non dico che abbiamo la strada spianata, però ci sono squadre abbordabili, alcune da evitare, però almeno cominciamo veramente a vedere un percorso decente nella nostra stagione, qualche obiettivo che spunta. E l'altra notizia importantissima è quella che riguarda il collegio CONI e la riunione, appunto l'udienza, del 19 aprile. Come ha detto anche Tutto Sport, ci sono tre vie percorribili, tre diciamo soluzioni che potrebbero scaturire da questa udienza e quindi noi dovremmo sperare che vada al meglio possibile per la nostra Juventus. In ogni caso la Juve però può richiedere un risarcimento danni al TAR alla fine di tutto e quindi ricevere appunto un trasferimento pecuniario per i danni subiti. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivalo Magna vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come stavamo dicendo, il Collegio CONI non ha la facoltà, il potere di poter modificare la sentenza appunto della Corte Federale d'Appello scritta anche da China e Santoriello, però la cosa che può fare è controllare se ci sono dei vizi di forma, degli errori procedurali che violino la legge e che quindi possano invalidare l'intero processo. Quindi è importantissimo che succeda tutto quel giorno, il 19 aprile. E ci sono tre vie disponibili appunto per la Juventus, per sperare che le cose vadano bene oppure male. Vediamo cosa scaturirà da questa udienza. Allora, la prima via è che il Collegio CONI, come vi ho detto, trovi degli errori, vizi procedurali di forma che secondo me ci sono e che spuntano da queste due note di cui abbiamo parlato, la 10.940 e la 14.40, più le comunicazioni di Boccardelli e tutte quelle comunicazioni tra la Kovacic e Kinè, che vanno comunque a sbugiardare un sistema marcio nel calcio italiano in cui tante squadre sarebbero state coinvolte. Quindi sicuramente ci sarà quel qualcosa per aggrapparsi. E quindi il Collegio CONI potrebbe tranquillamente ridarci indietro i punti di penalizzazione proprio per questo motivo qui e togliere l'inibizione ai dirigenti appunto che sono stati sollevati dall'incarico temporaneamente proprio perché erano stati condannati. Quindi vedremo appunto quello che potrà succedere, perché in questa situazione qua la Juve vincerà e tornerà appunto seconda con 53 punti. Questa è l'ipotesi migliore di tutte. Ecco, l'altra cosa che però il Collegio CONI potrebbe fare è considerare appunto questa sentenza onesta e ben scritta e ben fatta e quindi mantenere quell'inibizione dei dirigenti, non ridarci dietro i 15 punti e niente, sarà un nulla di fatto e quindi dovremo per forza farci andare bene la loro scelta, anche perché poi non possiamo diciamo essere contrariati alla Corte Federale d'Appello, ma possiamo appunto dopo fare ricorso al TAR eventualmente se non ci va bene. Un'altra cosa che poi volevo precisare è che se il Collegio CONI dovesse dire che nella sentenza ci sono degli errori è una cosa inappellabile, cioè la Corte Federale d'Appello non potrà mai e poi mai mettere le mani su questa decisione, fare ricorso in qualche modo o cambiare. Però c'è un'ipotesi stessa che questa sentenza venga rinviata di nuovo alla Corte Federale d'Appello, e questa sarebbe l'ipotesi più pazzesca ma anche meno probabile, e quindi da lì la Corte Federale d'Appello abbia 30 giorni di tempo, quindi dal 19 aprile fino al 20 maggio, 19 o 20 maggio massimo, per rimodulare, riformulare la sentenza, correggendo gli errori visti di forma, visti di procedura, la mancanza di rispetto dei tempi, eccetera, 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 e quindi spuntarla lei, quindi mantenere i 15 punti o maggiorarli, modificare del tutto la situazione e quindi anche mantenere l'inibizione dei dirigenti. Questa sarebbe l'ipotesi peggiore di tutte, ma che non vado neanche a considerare, perché appunto secondo me il Collegio CONI annullerà la sentenza sulle plusvalenze. Poi sarà da vedere quello che succederà per la manovra stipendi, ma è un qualcosa che ci riguarderà nella stagione 2023-2024, quando secondo me qualche coppa la faremo, perché secondo me per la Conference League ci qualifichiamo sicuramente, vedremo per l'Europa League, ma abbiamo anche le possibilità di recuperare questi 9 punti che mancano davanti alla Roma e quindi vedremo il da farsi da questo punto di vista. Quindi la manovra stipendi a me non mi preoccupa, perché non c'è rischio redazione, non c'è rischio B, c'è questo rischio che se veramente non riusciamo a dimostrarci innocenti o che questi vizi procedurali non vengono presi in considerazione dal Collegio CONI e da nessun altro, allora sì che potremmo anche rischiare dei punti. Però ecco, quella è l'ultima ipotesi con la multa di cui vi parlavo. E quindi ecco, la chance però migliore è quella che la Juventus, per i danni subiti dalla FIGC e dalla Corte Federale d'Appello, può andare al TAR
e richiedere indietro i soldi. Questo lo può fare assolutamente se ritiene con le carte alla mano che sia stata commessa una frode e un reato nei propri confronti e un abuso d'ufficio, lo può fare, ripeto. Quindi questa è la notizia che gira anche tramite Tutto Sport, lo vedrete, potete andare tranquillamente a verificarla tramite link o tramite il giornale stesso cartaceo che comprate in edicola. Quindi di solito Tutto Sport finora è sempre stato affidabile e molto molto trasparente su queste vicende, ci ha sempre beccato. Quindi sono, diciamo, fiducioso in quello che potrà succedere alla nostra Juventus, continuiamo a difenderla. Ovviamente chiedo a tutti di disdire il più possibile gli abbonamenti, chi vuole ovviamente, perché chi vuole guardare le partite può farlo. Io l'ho detto tante volte, non le guardo perché in questo momento qua è difficile veramente soffrire in questo modo per la nostra Juventus, faccio fatica proprio a starci dietro, però ovviamente guardo gli highlights, mi informo su quello che è successo, guardo le statistiche, mi studio la partita eccetera, quindi è più o meno come guardarla, perché diciamo, se devo guardare tutti i 90 minuti dove stiamo sotto palla e ci facciamo spalleggiare in faccia da una squadra in 10, ovviamente c'è anche poco da dire. Ecco, chiudendo il discorso, voglio dire questo, che la Juventus con questa vittoria col Friburgo secondo me si galvanizza ancora di più, il morale sale alle stelle anche per i giovani che hanno giocato ieri, Barnechea, Sulé, Fagioli, insomma, prendono più coraggio e Gatti potrà avere un'iniezione di fiducia per aver fatto una grande partita, anche se Allegri è stato modesto nei suoi confronti, ma lo sa che Gatti ha fatto molto bene e che rientra nelle gerarchie della difesa 3 come braccetto. Quindi spero veramente che questa vittoria ci dia galvanizzazione, che ci faccia vedere gli obiettivi stagionali in maniera diversa, perché comunque abbiamo ancora la chance di non solo battere l'Inter e andare a più 6 con lo scontro diretto a favore due volte, ma anche e batterla in Coppa Italia. Sarebbe straordinario batterla in Coppa Italia, andare in una finale inedita contro una Fiorentina o una Cremonese e possiamo alzare un trofeo, e io veramente darei tutto quello che posso per vincere una delle due partite con l'Inter e magari l'altra pareggiarla, comunque giocarsela per passare il turno senza rischiare, e per questo servirà un grosso turnover anche per il campionato, perché io butterei tutto quello che ho sulla Coppa Italia almeno nel lasso di tempo in cui dobbiamo fare l'andata e ritorno. Poi ovviamente ritorneremo a mettere le forze nel campionato, però ecco perché è importante fare turnover e rotazioni e inserire i giovani per tempo, in modo che entrino in ritmo partita e acquisiscano questa personalità che serve per stare in campo a quei livelli, perché indossare la maglia della Juve è sempre difficile. Ecco, e poi l'Europa League è diventato un obiettivo nuovo, perché le squadre che ci sono adesso nella competizione, nella seconda Liga europea, non sono eclatanti, a parte, ripeto, Siviglia e Manchester United, che sono squadre abituate a vincere in Europa, e quindi un po' più il Siviglia ovviamente, l'United perché da un po' che non vince, però United l'ha vinta nel 2017 con Mourinho, con Pogba tra l'altro lì, e quindi insomma attenzione a questo trofeo che io lo terrei lì in una teca pronto, no? per essere alzato, perché è comunque un trofeo di tutto rispetto, e per il campionato accontentiamoci di un secondo posto qualora ci vedessero i punti, perché in questo momento è oro colato per come si è messa la stagione, anche se la rosa che avevamo era di alto livello, l'ha detto anche Mourinho nell'intervento che ha fatto post Real Sociedad Roma, tra l'altro complimenti anche alla Roma che è passata, ha detto la Juve non dovrebbe stare in Europa League, e l'ha detto anche lui chiaramente, ha detto tra le righe. Vi ringrazio della grande attenzione, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci e un abbraccio fortissimo da me e da Mila. Mi raccomando, cliccate nel bottone rosso o nero per l'iscrizione, un bel gesto d'amore stivelloso, piccolo ma semplice, che però vi potrà permettere di essere nella mia community in maniera ufficiale, sarebbe un orgoglio grandissimo per me. Ciao ragazzi!